Beh, Snitex, hai vinto. Farò questo cavolo di video vlog. Ti odio profondamente. Allora, questo video, devo un attimo allontanarlo. È praticamente io che vado a tagliarmi i capelli. Sono stato sfidato da Snitex nel mio ultimo video di andare a tagliarmi i capelli e registrarci un vlog a riguardo. Ho sempre avuto capigliature abbastanza orribili, mai sono riuscito a trovare un barbiere decente. E nulla, oggi vedremo se un barbiere che costa l'ira di Dio potrà salvarmi la vita, sperando che possa farlo. Perché se no me li raserò a zero. Come nel tempo peggiora il mio aspetto. Terrificante. Salve. Controluce puro. Niente, siamo in metro. È terribile questo blocco. Pronti, via. Ovviamente siamo a Milano, quindi deve piovere per forza ed è una gran merda. Quindi sono a Moscova al momento. Questa capigliatura veramente sta impazzendo più va avanti il tempo in questo video. Penso lo faccia apposta perché così quando arrivo dal parrucchiere, cosa succede? Guarda e dice: oh mio Dio, che cosa sono quella roba di capelli? Terribile! Ho provato a rimetterli a posto, non è andata molto bene. Allora, dovremmo essere arrivati, è tipo qua da qualche parte. Ok, trovato. Quella parte là che si chiama Tonsor. Sono curiosissimo di vedere. Mi hanno detto che sono bravi, bravi, quindi mi fido. Speriamo bene. Da dove cavolo si entra? Non ne ho la più pallida idea. Come dimmi dove posso Ok, trovarlo? no, tu puoi fare quello che vuoi, mi fido di te. E mi devi fare un taglio top. Ok, va bene. Io mi fido di te, eh. Va bene, va bene. La tua Facciamo esperienza. corti però. Corti, sì, Togliamo assolutamente. questa riga così. Ok. La cosa. Facciamo tutti spettinati, che dici? Un Va bene. pezzettinato Proviamo a farli spettinati. Li rasiamo dei lati. Eh? Li rasiamo dei lati. Quanto corti? Non me li sono mai rasati al lato. No, rasare non è pagliare Ok, ma corti corti. No, No, un po' più corto. poco Sì. meno della metà di quelli che hai. Ah, ok, allora sì. Va bene? Penso vada bene. Ok, Ok, va bene. perfetto. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Quanti anni hai? 25. Questo è iniziato. È iniziato a caso. Prima facevo l'università e Ti ho rotto il cazzo, No, non è che mi sono rotto il cazzo, che nel tempo libero, quando non studiavo, ho detto, boh, giocavo a sto gioco, ero bravo, ho iniziato a spiegare alla gente e la gente si è messa a seguirmi. Così. Boh, ma totalmente a caso. Infatti è stato abbastanza strano tutto questo. E ora mi ritrovo a fare video del genere quando non ne avrei mai fatti. Ciao. Partiamo con il rasoio, ok. Volete un caffè? Grazie. Tu? Sì, È la prima volta che vengo qua, sì, allora perché stavo cercando, ho detto ok, allora devo cercare un barbiere decente, cerco online, trovo uno. Mi sto solo recensioni positive su Facebook e oh mio Dio, un rasoio. No, fa strano pensare a un rasoio. Questa misura potrebbe andare bene. Va benissimo, io mi fido di te, mi fido di te ciecamente. Perché io proprio a livello. Questa misura qui, Ok. meno della metà, come ti dicevo. Ok. Vedi, se ti giri non si vede neanche la punta. Sì, benissimo, allora mi. Va bene, mi piace. Io allora, è strano perché sono nato in Olanda e vivo in Italia. Praticamente mia madre è olandese e mio padre è italiano e sono conosciuti in vacanza e poi sono trasferiti qua. Biotecnologie mediche. Al momento l'ho messo in pausa perché mi mancano due esami e ho detto, bah, questi due esami posso lasciarli qua, tanto i miei esami durano 8-9 anni.
quindi posso, ho fermato la laurea e ho detto aspetta, provo con questo, vediamo come va, e poi al massimo torno indietro, prendo la laurea. E il problema è quello che una volta che hai iniziato con questa è difficilissimo rallentare. Nel momento in cui tipo provi a fare meno video o meno cose per le persone che ti seguono, perdi tutto, perdi proprio tutto. E allora a me si sta piacendo, sì, è proprio quello che voglio provare. No, adesso lo sto registrando e poi dopo io lo monterò in un video, lo taglio, lo metto effetti, commenti. Caffettino tattico tra metà del taglio. Questo è fantastico, il fatto che c'è il caffè a metà del taglio va benissimo. Io lo provo in pieno. Abbiamo il whisky, abbiamo birra. Il taglio qua funziona anche della birra. Così al massimo mi dimentico. No, scherzo ovviamente. Vai! La cosa che ormai ci vivo con quella videocamera. Piccolina, ma costa un occhio della destra. Costa 600 euro quella cosa. Praticamente, allora, quello che fa adesso sta registrando, io poi lo porto sul PC, lo taglio e lo monto con un programma, tutti gli spezzettoni del video che faccio, perché ho fatto anche video camminando fino a qua e poi ne farò anche tornando a casa, e così la gente poi vede nell'insieme praticamente un piccolo racconto in formato video. Magari torno qua fra 10 anni e vediamo, facciamo il confronto. Vabbè, io sicuramente ce l'ho fatto in modo degli altri. Fai in modo di averceli. Avrò i capelli. Infatti io ci penso, sarebbe strano farsi acconciare i capelli da uno senza capelli. Allora, qua fermo. Oh, aspetta. Vai, ti lascio fare così. Perfetto. Passiamo alla fase successiva. Quindi cos'è che mi hai messo in testa prima di asciugarmi i capelli? La schedina. E poi riempi. Aspettando adesso che ci sono. No, perché loro ci hanno parlato di un'emergenza, di una cosa che non si è un peccato. No, per me è un'emergenza questa, che l'orario non è abituale. Approvato, che è stato bene. Sì, è molto meglio. Allora, giusto per darvi un'idea, provato. Ho una fronte gigantesca. Non pensavo di poter avere una fronte così gigante. Se zoom abbastanza sembro Xavier. Poi ci vedi fuori che ho i capelli. È stranissimo. Quindi, voi che dite? Approvato o rifiutato?
fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Bella.